La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Boccia, Michele Bordo, Causin, Costa, D'Ambruoso, Dell'Ai, Di Lello, Ferranti, Gregorio Fontana, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Lo Sacco, Antonio Martino, Mazziotti di Celso, Merlo, Migliore, Pes, Piccoli Nardelli, Portas, Realacci, Rosato, Sanga, Sani, Scotto, Tabacci e Valeria Valente sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 97, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna la deputata Nunzia De Girolamo, già iscritta al gruppo parlamentare Area Popolare NCD-UDC, ha chiesto di aderire al gruppo parlamentare Forza Italia e il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge numero 2798A. Modifica al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena e delle abbinate proposte di legge numeri 370, 372, 373, 408, 1285, 1604, 1957, 1966, 1977, 3091. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono stati da ultimo respinti gli identici emendamenti Molteni 29.1 e Daniele Farina 29.150. Avverto che fuori dalla seduta tutti gli emendamenti a prima firma della deputata Bruno Bossio riferiti all'articolo 30 sono stati ritirati dalla presentatrice. Passiamo all'emendamento 29.2 a pagina 10 del fascicolo. Ci sono iscritti a parlare?